Due gruppi diversi, stessa attività criminale, li accomunava o li ha accomunati l'acquisto e lo spaccio di una partita di droghe. Per il resto agivano in modo distinto e separato, ma dopo due anni di indagini avviate nel 2011, 22 persone sono state raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere. 20 sono finite a Rebibbia o a Regina Coeli, 2 gli arresti domiciliari. La mega operazione è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri del gruppo di Ostia, che nel complesso delle indagini hanno sequestrato 22 kg di cocaina purissima, oltre ad hashish e marijuana. Il primo gruppo, quello più organizzato e forte sul territorio, faceva arrivare la droga dal Cile o dal Perù. In America Latina, personaggi con nozioni di chimica impregnavano abiti e bagagli della sostanza stupefacente. Poi la cocaina veniva affidata a corrieri che dei due paesi volavano aggirando le dogane meno intransigenti nei controlli fino alla Spagna. Dalla Spagna all'Italia, su bus affollati, il viaggio arrivava a destinazione. Qui altrettante persone, per lo più italiane, invertivano il processo e rendevano la cocaina pronta per il mercato, tagliata e spacciata come la droga del secondo gruppo, che agiva nella pineta di Ostia o lungo le vie principali del Lido Romano. Ma quando la piazza diventava calda, perché altri gruppi vi agivano con lo stesso fine, allora i pusher si comportavano in maniera meno sicura e spavalda. Questo secondo gruppo, come detto, era di certo meno forte e non per questo meno incline al crimine. Per fare soldi, infatti, ha commesso rapine all'estero, una gioielleria in modo particolare, macchine rubate ai proprietari mentre sedevano comodamente nei ristoranti, un colpo messo a segno in una banca, una tentata rapina in armeria. Fatale gli è stata un'impronta lasciata. Contro il gruppo inoltre anche l'accusa di ricettazione e detenzione illegale di armi, oltre ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il primo gruppo è invece accusato di traffico internazionale. Singolare un dettaglio: sentite infatti come avveniva il contatto telefonico tra spacciatore e cliente per ottenere una dose di droga. I messaggi in codice usati soprattutto dalla seconda organizzazione erano quelli che avvenivano tra acquirente e fornitore, cioè l'acquirente contattava telefonicamente il fornitore e chiedeva di un soggetto, quindi chiedeva di Anna, di Barbara, e la prima lettera del nome identificava la quantità o la dose di sostanza stupefacente che era richiesta. Faccio un esempio: se veniva chiesto di Anna, vuol dire che A era la prima lettera dell'alfabeto, quindi la dose richiesta era soltanto una. Se veniva chiesto di Barbara, ovviamente la seconda lettera dell'alfabeto, e quindi erano chieste due dosi, e così via dicendo, insomma.